Padre c'è il Figlio. E credo in questi anni, forse queste presenze sono state... Qualcuno ha anche parlato non solamente della morte di Dio, ma anche della morte del Padre. Lo dobbiamo riconoscere. Questo è stato il grande disastro. E forse noi siamo la generazione che ha fatto i molti funerali. Dicevo, la strada che dobbiamo percorrere è la strada che ci porta a riconoscerci come figli. Qui dinanzi al più bello degli uomini, al figlio più bello degli uomini, possiamo fare la strada che ci porta a Lui. L'altra strada della fraternità mi sembra quella che ci deve trovare più disponibili. E stiamo naufragando. Facciamo una difficoltà immensa a riconoscerci anche come fratelli. Ecco, volevo come un discepolo, un piccolo discepolo del Signore, rivolgermi a questo popolo per ricordare a me e a voi che ci aspettano anni belli, ci aspettano anni impegnativi, ci aspettano anni nei quali noi dobbiamo tirare fuori il meglio di noi stessi. E qui proprio il Signore ci aiuta a fare questo sacro commercio. Lo faremo perché chiedendo al Signore che benedica questo popolo, lo benedica nel lavoro degli anziani, dei nostri padri e delle nostre madri. Lo benedica questo popolo nell'opera delle nonne e dei nonni, di fronte ai quali ci inchiniamo. E chiediamo ancora una volta che soprattutto i nonni e le nonne continui a proteggere